Cominciamo questa trasmissione con una bella precisazione. Chi parla è Francesco Metta, nato a Cerignola il 16 ottobre 1951, e delle cose che dico io mi assumo la più totale ed esclusiva responsabilità. Amici miei, buongiorno, buongiorno a tutti. Come si dice, buone feste fatte a tutti quanti. Chi ha fatto delle grandi feste, sono quelli che hanno sfruttato la debolezza psicologica del nostro sindaco Bollito. Gli andarono a dire, prima delle feste, che bisognava essere superiori negli eventi festivi, natalizi, a quelli che aveva organizzato l'amministrazione Metta. Devo premettervi che quel posto, il municipio di Cerignola, è un covo di serpenti, cioè se voi alzate un mattone, la cosa più piacevole che vi può capitare è che vi spunta la testa di una biscia, di un serpente, di una vipera. Specialmente le vipere sono una razza molto diffusa, ma sai, adesso pare che ci sia una vipera anche di ritorno. Andata, non ha trovato sistemazioni, ritorna, ovviamente di famiglia pura di centrodestra, che significa che vanno d'accordo con i comunisti come Bonito. E mi avete capito. Poi ne parliamo durante le settimane prossime, teniamo tempo se il Signore ci dà la salute. Dicevo, è un covo di vipere. A parte queste vipere che vanno avanti e indietro, c'è la vipera capa, la madre di tutte le vipere, che naturalmente, dovendo trarre vantaggio e giovamento dall'organizzazione degli eventi, si andò a preparare il piatto. E dato che è vipera, ma è anche molto non intelligente, furba, una cosa sono le persone intelligenti, una cosa sono le persone furbe, andò, come si dice, a mettere in mananza. A Cerignola teniamo un'espressione per tutto, ci ha messo in mananza. Questo già primi di ottobre. Sapendo qual è il punto debole del Bollito, andò a parlare di Metta. E i Mattei Ciciviglia Bollito, che gli andò a dire quello che vi ho detto, cioè che bisognava essere all'altezza delle grandi feste organizzate da Metta, solo che loro non sanno, la vipera lo sa, perché le tolsi io questo giocattolo dalle mani, ma gli altri non sanno che noi organizzavamo delle feste, degli avvenimenti, degli eventi, sempre con il massimo risparmio, cercando sempre di sfruttare al massimo le sinergie con gli altri protagonisti di queste feste. E chiarendo sempre a tutti che ca nisciuno è fessa e che la cassa del comune non era la cassa aperta a tutti, dove tutti dovevano saccheggiare, come è successo quest'anno. Allora, Viperetta andò a mettere le mani avanti, sindaco, mo si avvicina Natale, che Metta, l'amministrazione di Metta. Allora, Ubaccagliuz abboccò all'amo: oh, ma noi dobbiamo fare in modo che di superare le feste di Metta. Io sono Francesco Bonito! E chi tu contesta sei Francesco Bonito? Sì, contento tu, figura di noi. Io sono Francesco Bonito, dobbiamo fare. E Viperetta
portò a compimento il suo piano, cioè istigare il sindaco e poi sfruttarlo. Spese pazze, spese assurde, 50-60 mila euro per due spettacoli al Mercadante, 60 mila euro, 300 persone che sono entrate, che se pagava. Per andare pari dovevano pagare un biglietto di 1000 euro a Padova. Cosa tra l'altro riservata a pochi intimi, con finte prenotazioni. Prenotatevi, Lucei, qual prenotatevi? Tutti i posti erano occupati dagli amici, gli amici degli amici, gli assessori, i parenti degli assessori, gli amici dell'assessore, tutta una, come dire, esibizione di potere, di influenza. Io sono più importante di te, tengo i biglietti per il teatro. Insomma, siamo arrivati a questo punto. La ziga dice: Madonna, non ho potuto. Ma io ho domandato questione proprio, un questione fattizio, ho domandato. E che è la zia? Modo tu biglietti con teatro, schitt chi ti trovi i biglietti con teatro. Insomma, siamo arrivati a questo, come si dice, sopra tavolo. È così. Abbiamo speso migliaia, centinaia di migliaia di euro oggi, che è 7 di gennaio. Voi ve lo ricordate voi un evento, un avvenimento? Valeva la pena. Ma voi li avete fatti questi eventi? Sì, spendendo tanto poco quanto niente e rendendomi conto che intorno a questi avvenimenti giravano un sacco di interessi. Ve l'ho detto un'altra volta, ve lo ripeto con molta tranquillità e sicuro di quello che dico. C'era gente che il giorno della Madonna di Ripalta mi diceva: Sindaco, chi ho montato in luminaria? Cioè, pensate che c'era Vincenzo, mio padre, a me. Qual Vincenzo? Si preoccupava di chi doveva montare le luminarie, ognuno la mandava parte. Pensava a Natale, chissà che costo doveva sfruttare e guadagnare. Cos'è che vi devo raccontare? E allora l'opera nostra era sempre quella di evitare che le risorse pubbliche venissero sfruttate da quelli che dalla mattina alla sera campano con un'unica idea, quella di essere amici di chi ha una carica amministrativa e sfruttarne questa amicizia. Io questo lo voglio dire, ma non tanto a Bollito, perché Bollito, essendo Bollito, è inutile a parlarne, ma a tutti quelli che hanno qualche, come dire, ambizione politica, desiderio di impegnarsi anche in buona fede, per l'amor di Dio. Guardate, è come essere una donna che ha una grande dote, ricca. Tutti quelli che si avvicinano, non sapete mai se si avvicinano, vi amano o fanno profferte d'amore per quello che siete realmente o per quello che avete, essere e avere. La vita del sindaco e anche dell'amministratore è la stessa, identica. Io vorrei adesso avere il telefonino di quello che fu l'assessore Bufano. Quando Bufano era assessore, capitava che io andassi a Bari con lui, con la macchina. Guardate, il tragitto Cerignola a Bari, io ricevevo una telefonata. Lui riceveva 100 telefonate. Dice: sto esagerando? No, è questo il rapporto.
E questo è il rapporto. Perché? Perché la gente vuole sfruttare il rapporto di finta amicizia con chi loro pensano abbiano un minimo di potere, capite? E questo ed è fondamentale affrontare, questo è un consiglio gratis che do, quindi nessuno lo seguirà. Affrontare questi momenti con questo concetto. Cioè, quando vedi uno che ti chiama, è assiduo, ti vuole frequentare, ti venga a prendere, ci pigliamo un caffè insieme, facciamo quest'altro. Voi non dovete essere dubbiosi, state sicuri, si tratta di uno sfruttatore. Cioè, come ci si difende dagli sfruttatori? Come facevo io? Buon viso a cattivo gioco. Ti vuoi prendere il caffè? Pigliamoci un caffè, una ruota giornata che io pigliavo 10, 12, 15 caffè. Arrivava la sera che faceva così. Ma sapendo che quello che mi offriva il caffè, di me, non gliene fotteva un cazzo. È chiaro l'espressione. Non gliene fregava un cazzo di me. Ma non mi pensava proprio, voleva sfruttare la situazione, chissà. E io ho passato questi 4 anni della mia esperienza a dare delusioni a tutti questi, che vuto, come in vetrate. E vi garantisco che alla fine l'avevano imparato tutti. Tutti avevano imparato che io mantenevo rapporti solo alle mie condizioni, e cioè volevo vedere le cose fatte per Cerignola. Che io mi rendevo conto, questo mi lecca il culo, a parte il fastidio, no? Perché non vi credete che quando uno lecca il culo a un altro, sia quello che mette la lingua il peggiore, ma pure a mettere il culo. È fastidioso, ti senti tutto appiccichetto, molliccio, chiaro? Quindi non è che è piacevole. Allora tu sopporti perché dici, bene o male, la devi capire che con me non funziona, quello che voglio io è qualcosa di bello. E infatti noi siamo passati dagli spettacoli gratis a 5.000, 6.000, 10.000 persone che noi organizzavamo alla Villa Comunale a spettacoli a pagamento con una montagna di soldi riservati a 250-300 persone. Questo perché l'hanno convinto che doveva gareggiare con me, che volete, ognuno nella vita ha un ideale, questo l'ideale suo è gareggiare con me. Ha speso una barca di soldi. I conti finali li faremo presto, li faranno i consiglieri comunali che hanno accesso a tutti gli atti. A oggi, vi posso dire, oggi che è finita la festività natalizia, vi posso dire sicuramente che siamo al di là dei 400.000 euro. Forse si toccano i 500.000, ma l'avete visto voi 500.000 euro di festeggiamenti a Cerignola di Natale? Con 500.000 euro quante cose si facevano? A quante famiglie si dava a mangiare? Cose che a noi sono costate 30, qua sono state pagate 300. Perché? Perché dovevano fare la scarpetta tutti quanti. E questo è il risultato, e questa è la situazione. In uno dei cazzari del sabato, voi sapete che io ho dedicato una rubrica che esce proprio il sabato, come questa trasmissione, si chiama Il sabato del cazzaro, richiama una citazione leopardesca, Il sabato del villaggio. Ed è una trasmissione dove io non ho voluto dire mezza parola, nemmeno una parola. È tutto affidato alle frasi, le affermazioni di Bollito, che
durante la campagna elettorale ha detto un sacco di cazzette. Il commento è solo la storica pernacchia di Edoardo De Filippo nel film Loro di Napoli. E in uno di questi brani che io ho riportato molto recentemente, sabato scorso, si parla di Francesco Bonito, parla del suo rapporto con gli imprenditori di Capitanate. Gli imprenditori parlano con me, Francesco Bonito. Questo è drogato da questa frase che si ripete. Io sono Francesco Bonito, non so perché si agita e si eccita, anche senza nessun tipo di giustificazione. Ora, di imprenditori che hanno parlato col sindaco Bonito per fare investimenti a Cerignola, io non ne ho notizia, fatta eccezione. Per l'imprenditore che si chiama Gerardo e che è interessato alla raccolta, è interessato ai rifiuti, non a raccogliere i rifiuti, che farebbe una cosa buona se si mettesse a raccogliere i rifiuti, è interessato alla gestione delle biocelle e dell'impianto complesso di zona Forcone Cafiero. Perché? Perché è una fonte di soldi, è una fonte di denaro. Ed è, per quello che mi risulta, l'unico imprenditore che si è interfacciato col sindaco Bollito. Per il resto nessuno ci parla, anche perché ovviamente nessuno vuole avere a che fare con una persona che vive nella adorazione di se stesso e che quindi non è in grado di porgersi, di mettersi a disposizione di chi voglia eventualmente interloquire e, come dire, avere un interlocutore per futuri investimenti, per future disponibilità. Uno che vive della donazione di se stesso lo potete solo qualche persona mentalmente non a piombo l'ha potuto individuare come proprio interlocutore, cianciando di monumenti. Faremo il monumento a chi? Ma l'unica cosa che potete fare, e l'unica cosa a cui vi dirà di sì il Bollito, è il monumento equestre a Bonito. Cioè, se gli proponete una statua a cavallo, essendo un uomo di sinistra, ve lo accetterà, altro non c'è. La verità è che gli imprenditori da Cerignola si sono allontanati, non ci sono proposte, non ci sono offerte di finanziamento, di intervento. Perché? Perché nessuno vuole avere a che fare con uno che tira fuori il pericolo della mafia ad ogni piè sospinto, che vede mafiosi dappertutto. Figuratevi, se questa gente, che è gente pratica, vuole avere a che fare con chi vive nel sogno, nell'ombra, non avendo mai combinato nulla contro la mafia, si autoelegge a paladino della mafia per dare un senso al proprio presunto impegno civico. In realtà l'impegno civico è quello, per esempio nel caso che vi ho raccontato, di risparmiare molti soldi, fare delle feste, fare degli eventi, ma facendo in modo che costino il meno possibile all'erario comunale. Fare socialità significa interloquire con gli imprenditori, favorirli nei loro investimenti. Perché? Perché se arriva gente che mette soldi e investe nella nostra economia, noi possiamo avere un ritorno positivo dal punto di vista economico, dal punto di vista dei posti di lavoro. Diversamente sono tutte chiacchiere, perché quando arriva l'ora di mangiare e bisogna mettere il piatto a tavola, occorre offrire un'alternativa alle soluzioni troppo semplici e troppo, come dire, libere dai lacciuoli legali che vengono offerte dalla criminalità. Vieni qua e ti garantisco il piatto. No, no, bisogna fare in modo che questo stesso piatto venga garantito
da attività lecita, e l'attività lecita è quella lavorativa che creano gli imprenditori privati. Se uno si schifa a parlare con gli imprenditori privati, a meno che non si chiamino Gerard, è evidente che questo rapporto non lo potrà avere. E io vi dirò, ma questo magari lo facciamo domani, questo discorso un pochettino più ampio, vi dico come si può fare per girare pagina dal punto di vista della economia della nostra città, come eravamo molto impegnati a fare noi nei nostri 4 anni di amministrazione e come invece adesso non è più avvenuto. Chiudiamo con un'unica informazione, magari un discorso che se avremo tempo lo svilupperemo anche domani. Un amico che abita in zona Torricelli mi ha mandato le foto di branchi di cani randagi che aggrediscono le buste di immondizia abbandonate in tutto il rione. Parlo di Torricelli, ma non è Torricelli perché è tutta la città. Sto notando addirittura che nelle zone centrali ormai è abituale, non è più un ritardo. È una regola che fino alle 10, 10 e mezzo, le 11, buste dell'immondizia restino davanti alle case, davanti ai condomini. Perché? Perché la raccolta avviene con molto ritardo. E questo perché? Perché bisogna sfruttare fino all'osso l'energia e il lavoro dei dipendenti senza pagare loro né festivi né straordinari, cercando di spendere il meno possibile. Risultato: la città è molto sporca. Girano branchi di cani, i cani fanno il loro mestiere, cioè vanno a aprire le buste e cercano il mangiare, e si creano situazioni non solo igienicamente precarie e difficili, ma anche dal punto di vista della sicurezza molto delicate, perché immaginate un bambino di 10 anni che va a scuola, perché magari la scuola è vicina, si trova in mezzo a un branco di cani randagi. A quel punto ogni possibile disgrazia è probabile. Che ne volete che ne sappia il cane, che ne volete che ne sappia il bambino, che ne volete che ne sappia il cane che sta rompendo una busta per cercare di mangiare, che ne volete che ne sappia il bambino che in quei casi non deve passare e non deve sembrare una pur minima minaccia nei confronti dell'animale. Va bene? E a quel punto evidentemente si creano situazioni critiche che non sono un'eccezione, questa è la cosa grave, sono una regola. E questo è molto male, perché ci stiamo abituando. Aveva ragione quel signore che diceva che praticamente ci ho dubbiato tutto quanto, lo dicevamo la settimana scorsa. Basta essere indifferenti rispetto a una realtà e questa realtà, a furia di ripetersi, si imporrà come abituale e quindi la gente vivrà dopo qualche settimana, dopo qualche mese, nella convinzione che sia normale avere davanti a casa una catasta di immondizia, una catasta di rifiuti. Non li vedrà più. La teoria della finestra rotta: se c'è un edificio danneggiato, a furia di vederlo danneggiato, voi non vi accorgete più che è danneggiato. Così è quello che sta succedendo a Cerignola grazie a questa amministrazione. Però ricordatevi sempre che non ce l'ha mandato il Padre Eterno, Bonito, non è il Covid. È successo e viene dalla Cina. No, no, ve lo siete cercato voi, ve lo siete votato voi, non tutti voi. Ma una parte di voi se l'è votata. Vuol dire che il lavoro che io ho fatto per svincolarvi da questa mentalità non era ancora completo. Bisogna che qualcuno, anche dopo di me, lo continui, perché se no voi, continuando così, vi sceglierete sempre il Bonito, sempre il Genetempo, e voi starete sempre indietro, e loro staranno sempre avanti. Uccivimo, state per voi.
c'era.